Gianni Colacione qui al congresso, al 13° congresso di Radicali Italiani. C'è una presenza inquietante qui a fianco a me. C'è un fiore, dietro al fiore c'è qualcuno, c'è un cartellino di iscritto con scritto sopra il nome di Paolo e il cognome di Muccio. E quindi stiamo parlando con il creatore, l'amministratore unico, il demiurgo, il deus del forum radicale in ufficiale. Questa è un'intervista, diciamo, in qualche modo in esclusiva, che, perché insomma alcuni dubitano anche della tua esistenza. Esisto, sono qui e come vedete sono anche iscritto ai Radicali Italiani. È inoppugnabile, sì, il cartellino di iscritto che la presidenza ha rilasciato. Allora Paolo, tu vuoi in qualche modo oscurare il tuo volto, il fiore è il simbolo che tu hai su Facebook, una creatura, insomma, questa, il fiore, questo dovrebbe essere un girasole più o meno, ti conosciamo con questo girasole, ma ti conosciamo anche perché hai creato appunto questo contenitore. Allora, diciamo intanto a quando risale la nascita del forum radicale in ufficiale? Sì, l'ho creato e aperto poche settimane dopo che Facebook ha cambiato la veste dei gruppi, rendendoli come sono ora, quindi più facilmente utilizzabili per le discussioni online. Ho visto subito che la cosa poteva funzionare per vari trucchi e tecnici che poi è inutile discutere, e quindi ho creato questo gruppo e ci ho aggiunto tutti i miei amici radicali che avevo da filo radicale, quale sono sempre stato. E poi devo svelare, visto che sono qui anche un po' a svelarmi, non del tutto, devo ammettere che libertina radicale sono io. E quindi che ho fatto? Ho fatto la cosa vecchia come il mondo, ho usato il sesso per avvicinare la maggior parte dei maschietti radicali, che appena hanno visto la libertina radicale hanno chiesto a centinaia l'amicizia a libertina radicale, e li ho versati tutti nel forum radicale. Questo è sicuramente un dolus bonus, dicevano i latini, e quindi non mi si può veramente accusare di frode contro i radicali. Il forum è fatto da radicali per i radicali. Tutte le calunnie che sentite dire sono assolutamente false. Adesso arriviamo anche alle calunnie. Comunque sia, ci hai svelato uno dei tuoi fake, di quelle, diciamo, identità mascherate, false, come possiamo chiamarle. Questa libertina radicale. E allora, a cosa accennai? Accennai al fatto che Marco Pannella stesso, insomma, ha citato in modo ovviamente denigratorio, ma anche quasi considerandolo un pericolo, più di una volta, questo contenitore dove obiettivamente si fanno delle discussioni in libertà, come accade su Facebook, senza nessuna aspettativa di, diciamo, anche di attendibilità o chissà che, e però comunque sia è stato in qualche modo accreditato anche in riunioni, interventi ufficiali, come direbbe Marco, è stato citato come un qualcosa estremamente negativo che porta in qualche modo un danno ai radicali. Sì, è un nemico finto, come ora non voglio ora subito arrivare qua e cominciare a parlare male di Pannella, però per difendermi devo dire che Pannella, da abile populista, non si può dire, però ha capito che creando un nemico finto, poi uno dei tanti nemici finti, ha creato questo. In realtà, come tu, chiunque frequenti Facebook e i forum e le cose, sa che su internet lo spirito con cui si discute è diverso dallo spirito con cui si discute dal vivo, e questo crea proprio un altro modo di discutere, un altro scopo per discutere. Si discute un po' per dire tutto, un po', sicuramente anche un po' per sfogarsi, però non è solo tutto, anche un po' per provocare, e attraverso la provocazione, attraverso quasi l'offesa, ma non l'ingiuria, perché l'ingiuria no, è un'altra cosa, si arrivano a capire delle cose. Io per questo cerco sempre, forse un po' immodestamente, di aggiungere al famoso motto conoscere per deliberare anche discutere per capire. Cioè si viene là, si litiga, si fa a botte, tra virgolette, non violentemente, sempre per iscritto, quindi non è che ci si può fare veramente male, per capire, per arrivare anche a capire quanto i propri argomenti sono forti, perché i propri argomenti, se non li testi contro uno che te mena, si picchia su quei contrargomenti, non capisci neanche, li metti alla prova. Questo è lo spirito con cui ho creato il forum, e devo dire che ha funzionato, perché con quello spirito il forum veramente ha un senso, e questo forum radicale, io ne avevo creati tanti di sinistra, da filo radicale quali sono, di sinistra, di destra, quello che poi ha funzionato, dove vengono tutti proprio per mettersi alla prova, è questo. Quindi è un grande successo, e non mette assolutamente in pericolo né fa la fronda, né è un vomitatoio, e né vuole, addirittura disse Marco Cappato l'anno scorso,
ci sono persone che augurano la morte di Marco Pannella, vediamo tutti questo forum radicale in ufficiale. Devo dire che evidentemente Marco Cappato non l'ha mai visto. Si è scusato, Marco è una persona, devo dire, Marco Cappato si è rivelato come sempre, del resto come tutti sappiamo, una persona molto onorevole, un uomo d'onore nel senso, però, nel senso giusto, non in quello sbagliato, e quindi si è, era stato informato male, perché c'è sempre qualcuno che più realista del re, più papista del papa e più pannelliano di Pannella, deve andare a Pannella di stronzate, poi Pannella che ne sa di queste cose, là dentro ci sta l'intervento e richiama ai tempi di quando c'era solo l'agricoltura, i computer sono il male, Pannella pure lui forse ancora non ha capito bene come funziona Facebook. Vabbè, non gliene si può fare una colpa, ecco. Comunque in termini, diciamo, di numeri, cioè di anni, stiamo parlando intorno al 2009 o 10. 2010. E se non sbaglio il consiglio di mettere tra parentesi in ufficiale te l'ho dato io. Sì, è vero, esatto, sì, successe questo, che io scrivevo il forum radicale, molto ingenuo, perché io allora devo dire chi sono, sempre stato un filo radicale più di centrodestra, taradasciano, dici ma che vuol dire taradasciano, siete in due, sì siamo in due, però io ho sempre seguito la linea politica di Tara, mi è sempre piaciuto, ho addirittura fatto con lui in rete una rassegna stampa che durata 9 mesi, si chiamava 11 minuti, lui faceva la sua rassegna stampa condensata in 11 minuti, io ed altre persone la battevamo a macchina, mettevamo i link e si trovava, abbiamo fatto questo esperimento, purtroppo l'esperimento in mancanza anche di fondi l'abbiamo dovuto smettere, però sono autenticamente un liberale, liberista, libertario, non violento, oddio è difficile, sicuramente non sono un militante radicale, perché non ho le palle, diciamo la verità, non essere militante radicale richiede un certo coraggio, una certa forza, io non ho il fisico, però mi piacerebbe se un giorno magari troverò questa forza in me di usare anche il mio corpo per la lotta politica, per il momento io sono uno che è un leone da tastiera, lo ammetto, ma del resto non ho altra pretesa, ecco, anzi sono stato, come dicevi tu, ma ti sei trovato alla fine nominato da Pannella, io ammazza che ho fatto, dico fighissimo, come era nato? Avevo scritto forum radicale. Quella, non so come definirla, Laura Conti, con la sua eleganza, gentilezza d'animo, mi ha subito detto, io ti querelo, mi querelo, che ho fatto? Ti querelo perché tu sicuramente sei stato mandato da qualcuno per rovinare la fama. Io ho detto, ma che devo fare Gianni, cosa facciamo? Ho detto, ma mettici in ufficiale, si sono inventati questa parola in ufficiale, tu dici, ma questa parola non esiste, e cerchiamo di farla esistere. E lo Zingarelli mette... Diciamo, rientra un po' anche nel mondo di internet, un po' il neologismo. Neologizzare, così inventiamo sull'invenzione. Sì, non è quello il problema, no, però una cosa importante è intanto quante persone più o meno raggruppa questo forum? Allora, sono iscritte o aggiunte di Riffa di Raffa, sono tante, sono 1800, e devo dire che spero sono nome, sai, No, sì, Facebook chiaramente parlando, per carità, però... Allora, nei momenti in cui c'è stata una grande... grandi discussioni, poi l'anno scorso nel congresso dei radicali italiani dell'anno scorso ci fu un grandissimo scontro, chi lo sa stasera forse facciamo il bis, nei giorni successivi tutte, moltissime persone proprio per poter dire la loro, visto che purtroppo non si può dire che i canali ufficiali siano così aperti alle opinioni di tutti, perché purtroppo Pannella da un lato e il cerchio magico, non si può dire questa parola, dall'altro non ti fanno parlare. E venivano là per sapere cosa stava succedendo, e quindi alla fine c'è una discussione di 200 persone, direi proprio attive, che non sono poche se pensiamo agli iscritti quanti sono più o meno. Sì, poi voglio dire, non è che si chiede, io penso, allora dobbiamo dire che Paolo Di Muccio è creatore, inventore e amministratore unico, e nello stesso tempo è anche lì, scrive e partecipa. Quindi tutte queste cose e un po' di persone poi peraltro ti contestano che sia un po' difficile. Devo chiedere questa cosa, io ho creato questa forma, per il momento sta funzionando, sono stati momenti delicati e difficili. Allora, non c'è un moderatore, io non modero, non ho mai moderato, anzi in certi momenti ho perfino attizzato e ho fatto il troll, ammettendolo, è sempre tutto in maniera aperta e trasparente. Ho invitato sempre tutti a bloccare, senza segnalare a Facebook, per carità, a bloccare le persone che considerano completamente fuori misura. E, perché? Per permettermi nella scia proprio di radio parolaccia, di senza filtri. Anche se sappiamo che sono tutti esperimenti difficili, che poi in un non nulla vanno a finire. Una censura c'è stata, però. Una, devo ammettere, Gianni, mi hai beccato. In 4 anni ero sicuro, ero proprio.
non avevo censurato mai nessuno fino a che è arrivato un genio del male, che qui voglio nominare, Domenico Sabatino, che è un genio del male, con cui ancora oggi in chat, vedo che un giorno pubblicherò le chat da me e Domenico Sabatino, perché veramente mi manda al manicomio, e lui è veramente un troll, forse il più grande genio dei troll. Cos'è un troll? Un troll è un disturbatore, poiché su Facebook, nelle discussioni virtuali, non è che ci si può veramente insultare, ma l'arte sopraffina è quella di disturbare senza farsi, un po' come gli scherzi telefonici di un tempo, però c'è gente che veramente lo fa a tempo pieno, perché questo Domenico Sabatino stava là tutto il giorno commentando su tutti i post a ripetizione. A un certo punto ho detto: mi dispiace, ma ti devo bannare. Lo so, ragazzi, pure hai fatto un'eccezione. Allora, senti, ma comunque sia, quello che ti si in qualche modo rimprovera, insomma, ti si fa osservare, non è che ti servirebbe una mano per tutta questa gente che in qualche modo sono 1700, diciamo, attivi saranno forse il 10% più o meno. Che dire, io veramente non è che non faccio nulla, perché cerco proprio fino a che riesco qualche regola c'è da rispettare. Allora, le regole sono non ingiuriare, chiaramente, e non ingiuriare e non minacciare, cioè non nel codice penale. In tal caso io sono, mi è capitato una o due volte massimo di dire: guardate, se questa, se a me sembra un'ingiuria, sembra una minaccia, mi metto a disposizione come testimone, anche come amministratore, per dire sì, è vero, la regola qui è di non censurare nulla, però non mi sento responsabile, vengo anch'io se tu vuoi querelare, vengo anch'io e mi assumo le responsabilità e testimonio. Fino ad ora ha funzionato, ora ogni volta c'è, cioè, la crisi estrema è stata di recente, con la ultima crisi israelo-palestinese. Chiaramente quello è un argomento che veramente fa scombussola le budella un po' a tutti quanti. Io sono diventato negli ultimi anni sempre più, devo ammetterlo, filo palestinese, perché ho sempre più meno filo israeliano, per una serie di motivi, e alla fine si è scatenato veramente l'inferno, è stato veramente difficile contenere, però miracolosamente si è contenuto anche lì, per cui peggio di così non penso, non per il momento. Perfetto, allora senti Paolo, va bene, in chiusura hai in qualche modo qualche novità che puoi annunciarci, qualche modifica, qualche cosa, oppure insomma sta andando, perché poi ci sono state anche delle entrate recenti abbastanza problematiche. Devo dire, la cosa ora proprio voglio andare in contropiede, no? Perché ora fino ad ora penso, spero di aver perorato la mia causa, ora voglio addirittura andare in contropiede. Di recente è venuto un certo Andrea Verde, persona estremamente simpatica, con un piccolo difetto, che è proprio fascista, lui veramente è fascista, ma fascista, Forza Nuova, non si capisce bene, e dice cose che tutto sommato per noi sono proprio non ci troviamo d'accordo minimamente. Membro del comitato. Questo, lei dice, io sono membro del comitato, vabbè, ok, chiaro, che fai, non lo fai parlare, io faccio parlare a tutti. Membro del comitato di radicali italiani. Però Bordin evidentemente non lo sapeva, per cui ha scritto un post dicendo, c'è un gruppo di Facebook che si freggia del titolo radicale, ma in realtà viene animato da fascisti e razzisti. E io dico, ragazzi, qua delle due l'una, se il Partito Radicale, come si dice sempre, è fatto dai suoi iscritti e non esiste una linea politica predeterminata, se è un autobus che va dove c'è... Di chiunque, allora fate entrare i fascisti, le leggete a membro del comitato, ma io non li devo fare parlare. Come dice la Bernardini, fate pace col cervello. Perfetto. Allora, io ringrazio Paolo, ringrazio anche a questo punto qui il cavolfiore. Il girasole, perfetto, che è sempre dritto. Paolo si può incrociare, possiamo dirlo, su Facebook in questo e altri forse 200 o 300 gruppi. Sì. Comportatevi bene su Facebook. Se venite a Chianciano all'ultimo momento, mi faccio vedere dal vivo. Si può stringere la mano a Paolo Di Mucci. Ok, a presto. Grazie ancora.